Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video shopping. Voglio condividere con voi i miei acquisti. Ho fatto uno shopping autunnale. Ho comprato sia abbigliamento, cancelleria e prodotti beauty. Parto subito dal prodotto di abbigliamento che è un po' il pezzo forte, diciamo così, di questo shopping, ossia una giacca di pelle. Questa è una giacca di pelle nera, mi serviva nera perché chiare ne ho già tante, però quella che avevo nera che utilizzavo anni fa si era nel tempo consumata parecchio, quindi ho dovuto gettarla via. Adesso avevo proprio nostalgia di una giacca nera, molto classica, perché è una classica giacca di pelle, non ha niente di particolare, però ha un modello molto semplice che comunque va bene un po' con tutto, ha le sue tasche laterali, ha anche la tasca qua in alto, quindi è veramente comoda anche poi quando siete in giro se dovete mettere qualcosa in tasca. Ha un modello abbastanza aderente, ma non troppo, quindi direi che è per le mie esigenze perfetta per ogni situazione. Arriva più o meno in vita. Io magari adesso provo a farvi vedere come mi sta, però ovviamente l'inquadratura è quella che è, quindi vi chiedo di essere elastici e clementi qualora non si vedesse bene. Intanto vediamo la parte alta, vedete, è fatta così. Adesso io chiudo anche la cerniera in modo che si capisca bene come è fatta in alto, vedete c'è anche il bottoncino qua, quindi volendo potete chiudervi qualora facesse particolarmente freddo. Ha le taschine in alto e poi proviamo a farvi vedere. Ha le tasche laterali, vedete che il modello è abbastanza aderente perché è abbastanza avvitata, però io la cercavo così. Comunque è una giacca che mi è piaciuta subito quando l'ho vista e quindi l'ho presa anche perché della mia taglia ne era rimasta una sola. E quindi ho deciso di prenderla senza pensarci troppo. Poi vado avanti con un accessorio di abbigliamento, ossia una borsa. Questa è una borsa piccolissima, di questo colore che diciamo può essere utilizzato un po' in tutte le stagioni, perché poi questi sono colori che più o meno vanno sempre. Ovviamente ha la sua tracolla, adesso io non l'ho ancora montata, diciamo così, però ha la sua tracolla. È abbastanza capiente pur essendo piccola, ha una taschina interna, una taschina esterna e un'altra ancora qui dietro. Quindi ci sono due tasche esterne e una interna. È abbastanza capiente, come vi dicevo, è ben rifinita all'interno e c'è poi naturalmente la sua tracolla. Ho preso una borsa così piccola perché ultimamente le sto utilizzando praticamente solo così. Siccome spesso io e il mio compagno ci muoviamo a piedi, andiamo a fare delle passeggiate in città, delle camminate in città, perché a volte andiamo anche magari sulle alture, poi torniamo giù a piedi e camminando ovviamente voglio essere leggera, perché se poi avete la borsa ingombrante con tante cose dentro che pesano, ovviamente fate più fatica. Quindi da quando abbiamo cominciato a fare queste cose, io ho cominciato a usare borse piccole, in modo da portarmi solo il necessario e non avere troppo peso. Però quella che stavo utilizzando adesso è veramente troppo piccola, non ci sta proprio nulla, solo le chiavi di casa, il cellulare e i soldi. Però ho esigenza anche di portarmi magari un pacchetto di fazzoletti, comunque quella cosa in più. E quindi ho pensato di optare per questa, che è piccola. Però diciamo che è un pochino più grande di quella che utilizzavo adesso. Comunque mi sembrava abbastanza carina, colore neutro che può essere sempre utilizzato in qualsiasi momento perché non è troppo sportiva, non è troppo elegante, quindi va benissimo per le mie esigenze. Adesso vi faccio vedere una borsa che ho acquistato da Combipel e che mi ha gentilmente regalato il mio compagno. La borsa è questa, è abbastanza elegante ma non troppo, quindi può essere utilizzata sia in quei contesti in cui dovete essere più eleganti, in quelli in cui siete un pochino più casual senza voler arrivare però ad essere sportivi. Quindi questa è una borsa che è perfetta comunque per il mio stile. Mi piaceva tantissimo la forma, mi piaceva molto questo perché secondo me dà proprio un tocco di eleganza in più. Poi è fatta in questo modo, sono quelle borse abbastanza corte che si portano così, ma se volete potete mettere la tracolla perché all'interno c'era comunque la tracolla. Io non la utilizzerò perché preferisco avere la borsa un po' più corta, però
ma è veramente bellissima. Adesso ve la faccio vedere anche all'interno. È molto ben rifinita anche all'interno. Spero riusciate a vederla. Vedete, questa è la stoffa che la riveste. C'è una tasca con la cerniera e poi c'è un'altra tasca senza cerniera, un pochino più ampia. È comunque una borsa che vista così sembra piccolina, ma in realtà è molto più capiente di quello che può sembrare, perché io qui sono riuscita a farci stare anche la macchina fotografica, quella un po' più grande, quella che ha lo zoom con l'obiettivo che esce fuori, quindi veramente molto più capiente di quello che pensavo e ovviamente sono felicissima. Io ultimamente sto utilizzando borse piccole, però comunque se in una borsa piccola riesco a farci stare quelle due o tre cose in più, naturalmente non mi dispiace. Questa è comunque una borsa che mi ha colpito subito, appena l'ho vista, ed è una cosa che non succede così spesso con le borse, perché io non sono un'appassionata di borse, quindi anche quando ne vedo di carine, però poi comunque non ho il desiderio di comprarmele. Questa invece mi ha proprio colpito, in qualche modo, diciamo che c'è stato un colpo di fulmine con la borsa. E quindi insomma l'ho desiderata subito, mi piace molto. Faccio vedere ancora qualche piccolo accessorio che ho acquistato e poi passiamo alla cancelleria. Il beauty ce lo teniamo per ultimo anche perché sono cose abbastanza classiche, niente di particolare. Ho acquistato questa bustina più che altro perché c'è l'unicorno, lo dico proprio sinceramente. Questa la utilizzerò poi come portamonete, ci metterò magari dentro le tesserine, tipo la tessera SociCop, il bancomat, insomma quelle tesserine così, però l'ho presa per l'unicorno, perché in realtà una busta così dove tenevo queste cose ce l'ho già. Ma potevo io vedere una cosa del genere e ignorarla completamente? No, non potevo, anche perché costava 50 centesimi. Quindi assolutamente doveva far parte dei miei acquisti. Poi ho acquistato due toppe termoadesive. Queste le ho prese perché vorrei abbellire una maglia nera che ho. È una maglia che non ha assolutamente nulla, proprio il classico taglio, colore nero, niente di che. Non me la metto mai perché non mi entusiasma, non ha proprio assolutamente nulla, è una semplice maglia nera. Allora ho pensato che magari se aggiungo le ciliegie sulla spalla oppure la rosa, potrebbe diventare un po' più carina e magari me la metto più volentieri. Diciamo che l'ho presa per recuperare questa maglia. Comunque mi sembrano carine e quindi ho deciso di fare questo esperimento. Adesso vi faccio vedere due specchietti che ancora non ho aperto, però li apriamo ora insieme. Partiamo da questo, è uno specchietto tascabile. Io ne avevo uno molto simile, però purtroppo si è rotto. Mi è proprio caduto e non si è rotto lo specchio, quindi sono salva dai 7 anni di disgrazia. Si è rotta la chiusura, aveva un tastino che era la chiusura automatica e si è rotto, quindi se io lo chiudo non lo posso più aprire. Onestamente, così è un po' scomodo. Allora ne ho preso un altro. Questo mi sembra molto carino, comunque molto femminile. È il classico specchietto doppio come quello che avevo prima e quindi lo andrò a sostituire. Qui non ci sono tasti, non c'è chiusura automatica, quindi dovrebbe conservarsi un pochino più a lungo. E poi ho acquistato anche questo specchietto che ha la spazzola incorporata perché quello che avevo prima non lo trovo più. Adesso, intanto che vi racconto, apro la confezione così lo vediamo insieme. Ne avevo uno bellissimo che avevo trovato in un vecchio calendario dell'Avvento Essence, quindi vi sto parlando di parecchi anni fa, quando ancora compravo quel tipo di calendari dell'Avvento. Poi sono andata in vacanza, ero sicura di averlo nello zaino. Quando sono tornata a casa non l'ho più trovato, quindi o l'ho perso nel residence in cui ho alloggiato, magari facendo le valigie, disfando le valigie, mi è caduto, magari è finito sotto il letto, io non me ne sono accorta perché effettivamente non lo trovo più, quindi posso solo averlo perso, ma come vi dicevo mi trovavo bene, mi piaceva molto, era molto comodo. Allora ho visto che ce n'era un altro praticamente quasi uguale, anche come colore molto simile, allora l'ho preso. Qui c'è lo specchietto e qui c'è la spazzola. Voi praticamente premete questa parte e viene fuori la spazzola, quindi potete pettinarvi e specchiarvi. Poi lo inserite così e lo chiudete.
Questo mi piace tantissimo, è una tipologia di specchietto che usavo tanto, mi dispiace aver perso il mio, perché comunque il mio era anche rifinito un po' meglio, era più carino, ma comunque ne ho trovato uno simile e l'ho sostituito. Adesso passiamo ai prodotti di cancelleria, così poi vi faccio vedere il beauty. Ho acquistato delle normalissime penne a sfera, blu, nere e rosse, proprio le classiche penne scolastiche. Io queste le uso tantissimo, non avevo più penne, quindi sto facendo un po' una scorta di penne. E poi da questa inquadratura, perché mi sono resa conto che c'era troppo riflesso e non si vedeva nulla, voglio farvi vedere anche queste matite. Queste sono matite che hanno la gommina in cima e ovviamente ogni gomma è un pochino particolare. Vedete, qui c'è l'ape, qui c'è la caramella, qui c'è una specie di pancake o di gelato, non ho capito bene cosa sia. Poi dall'altra parte ci sono queste con il cuore, la farfalla, l'arcobaleno sulla nuvola e poi ho preso anche questa tipologia. C'è il leone, la coccinella, il cuore tutto colorato e poi dall'altra parte abbiamo un pallone. Questa mi sembra una scimmia, anche se di questo colore, insomma, un po' particolare, e il ranocchio. Sono delle matite che vanno temperate e c'è questa particolarità della gommina. Le ho trovate da Ince, mi piacevano moltissimo, ma bisogna anche calcolare che io le matite le uso tantissimo. Perché io scrivo anche con la matita, le utilizzo proprio tanto, quindi ne consumo. Queste mi sembravano veramente molto carine e quindi le ho prese. Poi ho acquistato un quaderno, questo è un quaderno a spirale a quadretti, normalissimo, io li uso tantissimo i quaderni, ma questo mi piaceva perché c'è un cruciverba davanti, praticamente voi andate a vedere la figura e dovete scrivere quello che corrisponde alla figura nell'apposito spazio. È una cosa carina, tanto per passare il tempo, un quaderno un po' diverso, non l'avevo mai visto fatto così. E quindi ho deciso di comprarmelo. Poi ho acquistato degli evidenziatori perché anche questi li avevo finiti, non avevo più un evidenziatore che scriveva. Ho deciso di prendere un po' di colori diversi. Abbiamo il verde acqua, l'azzurro, rosa, rosa scuro, arancio e giallo. Quindi un po' di evidenziatori e per un po' sicuramente siamo a posto. Poi ho acquistato questa penna che mi ricorda tantissimo la mia infanzia, l'ho già aperta perché dovevo assolutamente provarla subito. Sono delle penne che io usavo tantissimo quando andavo alle elementari, quindi negli anni 80. Mi fa piacere che esistano ancora. Praticamente in un'unica penna avete tanti colori diversi. Io alle elementari le usavo perché facevo tutti gli schemini, quindi magari sottolineavo in un colore il titolo, poi il sottotitolo in un altro colore, insomma mi piaceva fare queste cose. Però anche adesso comunque quando preparo magari anche i video di YouTube mi sottolineo qualcosa con colori diversi, tanto per avere uno schema più chiaro e immediato e quindi sono cose che utilizzo. Molto carina, vedete che ci sono tutti i colori. Questa è verde, quando ero all'elementare ne avevo una rosa, era rosa il colore esterno. Comunque l'ho già usata e mi sono trovata subito bene come effettivamente ricordavo. Adesso passiamo al beauty. Prendo direttamente il sacchetto perché faccio prima a recuperare i prodotti. Una cosa che serve sempre, molto normale e classica. Il dentifricio. Ho preso questo della marca Acqua Fresh, denti bianchi e brillanti. Comunque l'ho preso perché era in offerta, era il prezzo più basso, comunque con Acqua Fresh mi trovo bene e quindi ho preso quello. Poi un semplicissimo deodorante Go Fresh agli agrumi. Questo io non lo trovo nei supermercati della mia zona, quindi quando lo vedo in altri supermercati lo compro sempre, anche se magari devo ancora finire quello che sto usando, perché poi so che non lo trovo più. Vi faccio vedere adesso una cosa che non potevo lasciare lì, ossia questi glitter, ma il punto non sono i glitter, il punto è il packaging, perché guardate un po' com'è. A me piaceva tantissimo, non potevo, proprio non potevo lasciarlo lì. È praticamente un unicorno, perché vedete che c'è il corno con il glitter sotto. Io in realtà non li utilizzo tanto, però mi piaceva proprio il packaging. Non possono fare così nei negozi, mi mettono queste cose a 50 centesimi, è ovvio che poi le compro, non si può non comprare.
E poi gli ultimi due prodotti, in realtà è un prodotto ma l'ho preso in coppia, uno shampoo ultra dolce di Garnier, questo è all'olio d'argan e mirtillo rosso e serve per proteggere e far durare un pochino più a lungo il colore. Ne ho presi due perché questo da me non lo tengono e quindi ho pensato di prenderne una piccola scorta perché poi non ho tantissima occasione di tornare in quel negozio. E quindi se ci vado, magari le cose che utilizzo, che mi piacciono, le prendo in coppia, così per un po' ce l'ho. Spero di avervi tenuto compagnia, vi ho mostrato i miei acquisti, fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più. Io, come sempre, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.